nuova rubrica dal titolo Dei licetani nel mondo e siamo con la signora Anna Buonuomo che ci ha dato proprio lo spunto per iniziare questo nuovo lavoro fatto di messaggi proprio con parenti ed amici che sono sparsi appunto nel mondo. Il nostro intento è proprio quello di creare un collegamento con i licetani nel mondo e quindi ce la metteremo tutta. Signora Anna, sappiamo che lei sta cercando dei parenti emigranti in America per la fine del Novecento, l'inizio del Novecento. Sì, cerco il fratello di mia mamma, che è partito nel 1905. Sono partiti tre fratelli e il padre. Ci sarebbe Antonio, benvenuto Alfonso. Mi sono da molto anni che lo sentiamo. Io dal fratello di mia madre, parlando di Alfonso, ci siamo sentiti fino al 52 ci siamo sentiti. Quindi ripetiamo, la famiglia che le cerca... Parlando Lazzaro, la famiglia di Parlando Lazzaro cerco io, sarebbe il fratello di mia mamma, che sono partiti nel 1905. Quindi nel 1905 il fratello di sua mamma parte per l'America. E quindi da allora non sono più tornati in Italia? Niente, nemmeno il nonno e nemmeno il fratello di mia mamma. E vorrei sapere se qualcuno è rimasto di parente, di cugini, fra cugini, qualcuno che è rimasto. Vorrei avere la soddisfazione di sentire qualcuno di famiglia, se c'è qualcuno. Questo, il fratello di sua mamma che è partito in America, ha figli, nipoti? Penso di sì, perché mio zio Alfonso ha due figlie. Uno si chiama Anne, un altro no, si chiama Lorenzo, non lo so per preciso come si chiama. Uno è il secondo che è Anna, che ha fatto la giornalista. E mio zio Alfonso ha fatto il deputato al Canetino, quando stavo Canetino faccio il governatore. Poi abbiamo sentito più. Io cerco questa famiglia, se c'è qualcuno che vorrei avere la soddisfazione di sentire qualcuno di famiglia. Quindi voi inizialmente vi sentivate per telefono, lettere? No, lettere, un telefono. Lettere, ultimamente telefono non l'avete usato? No, niente affatto, non l'abbiamo usato niente. Qualche lettera l'avete ancora conservata? No, niente, perché da molto tempo, dal 50-51, ti ho detto. No, che non vi sentite più? No, non mi sento niente più. E cerco questa famiglia se c'è qualcuno di si far sentire magari, di si far vedere. Quindi ricordiamo la famiglia Parlante Lazzaro, allora, fratello di sua... Nata Liceto il mille fa... Parlante Lazzaro... Nata il 1800... 64. Però... E la moglie era Nigra Anna, di Del Liceto pure. Era nato nel 1862 e poi ci sono tutti i figli, benvenuto, Antonio, Maria. Quindi cerchiamo i figli, Parlante Antonio, benvenuto e Alfonso. Questi cerchiamo, cerco io. E sono questi tre. Parlante Antonio che è nato nel 1887. E poi c'è benvenuto che è nato nel 23-12 del 1893, Alfonso, che è nato invece nel 1890. E tutti e tre sono emigrati in America nel 1931. Questo è quanto risulta dallo stato di famiglia. Di famiglia. Però questi qua sono sette figli. C'è Maria. Vabbè, ma loro non... Vabbè, per sapere la famiglia. Sì, la famiglia è composta da Maria Leonarda, Maria, Lorenzo. No, soltanto Maria Leonarda è morta questa. Maria... Allora, Lorenzo, Luigi e Alessandro, che sono rimasti qua del liceo. Quattro sono messi del liceo e tre sono portati in America mio nonno. Però noi purtroppo queste persone non ci sono più, quindi noi cerchiamo soltanto Antonio, benvenuti, Alfonso con sì, i figli. I figli fra nipoti, perché ormai sono più che altro i vari figli di questi, insomma, questi signori, che sarebbero suoi cugini. No, sarebbe nipote a me, sarebbero, no, perché cugino la mamma. La mamma di questi ragazzi sono le mamme, penso che non è rimasto nessuno più, penso, non lo so. Non lo sappiamo veramente, non lo so. E questo cerca questa famiglia qua, se è possibile di sentire qualcuno, magari un pranipote, qualsiasi. Basta sapere che c'è qualcuno della famiglia di mia mamma. Perché sono figlia della sorella di questi parlando Antoni, parlando Benvenuti, parlando Alfonso. Ecco, ok. Ci fa vedere qualche foto, avete?
vediamo che la ricerca della signora Anna è tanta, il desiderio di ricercare questi parenti che si è mossa già nel 1990 nel cercare appunto attraverso lo stato di famiglia appunto quali potevano essere appunto i parenti che poteva ricercare in America, in principal modo a Filadelfia. Ha cercato di contattarli con varie lettere, però purtroppo non c'è stata risposta, anche tramite il consolato, mi diceva. Senza trovare nessuno, ma hanno risposto il consolato di Filadelfia e quello di New York, anche quello di New York mi hanno risposto, però questa famiglia qua non si vede la traccia di dove sono. Cerchiamo di conoscerli meglio questi parenti attraverso le foto che lei ha. Questa qui che foto è? Questa qua è mia nonna Anna, nigra Anna, sarebbe la mamma di Antonio, Benvenuto e di Alfonso. Questa è mia mamma. Questo sarebbe mio zio Lorenzo, poi viene zio Benvenuto, zio Alfonso, zio Luigi e zio Alessandro. Questo è l'ultimo figlio che è venuto. Queste sarebbero invece le sue figlie. Questa è mia mamma, questa qua è una cugina, figlia, una sorella di mia nonna. Figlia, poi una cugina. Vediamo un po'. Questo è mio nonno che è partito. Non lo so, è partito in America. E poi ritornò? Ritorna e si porta un primo figlio. La seconda volta, quando fece la guerra del 15-18, si portano solo due figli, che tanto venne fare le militari da piccola età, ma anche già 7 anni. Il suo nonno si venne a prendere altri due figli. E sono 3 figli, stanno lì. Sarebbe sempre Antonio, Benvenuto e Alfonso. Sono rimasti in America. E sono morti in America. Ma ci sono i figli di questi signori qui. Okay. Se qualcuno o qualche frannipote qualsiasi si fa sentire, okay, mi fa piacere. Un'altra foto. Oh. Questa qua sarebbe il fratello di mia mamma, Alfonso, che ha fatto il deputato a Kennedy. Questa è la sua moglie, questa è la sua figlia, che si chiama Anna, e questo suo figlio forse si chiamerà Lorenzo, come il fratello di mio nonno, di mio zio Alfonso, e questo è il marito. Poi ho fatto anche lo giornale qua, l'ho fatto, che questa rappresenta la stessa famiglia. Questa è la ragazza quando faceva le scuole di giornalista. Si era laureata e poi ho fatto la giornalista, poi non so se è morto mentre facevo il giornalista oppuramente. Queste invece sono le lettere del consolato di Filadelfia. Queste le lettere del consolato di Filadelfia. Che l'hanno risposto. Mi hanno risposto, sì. Purtroppo non c'era risposta, no, ma gli indirizzi non erano... No, indirizzi erano giusti, però la famiglia non si trova neanche io a Filadelfia, chissà se sono cambiati paese, qualche posto. E questo è lo stesso, questo è questo di Napoli, mi sembra. Con riferimento alla sua richiesta, si spiace di dover comunicare che agli atti di questo consolato generale nulla risulta sul conte del signor Lazzaro Parlante e dei suoi familiari. Ricerche del genere, data l'estinzione di questa circoscrizione consolare, presentano gradi di difficoltà per l'inesistenza in questo paese di un ufficio centralizzato a livello federale con il registro dei residenti. Inoltre le autorità locali non forniscono informazioni relative ai cittadini se non dietro specifica autorizzazione degli stessi. Questa è la risposta del Consolato Generale d'Italia. Questa, è quella, questa qui è quella di Filadelfia, che è in inglese. Non capisco. Ok, questa è tutta la documentazione che lei ha, sì. Che le conserva proprio, mantenendo viva questa speranza. Si ricorda di mio zio, perché mia madre è morta con così fede che voleva avere qualcuno di famiglia, ma intanto è morta. Allora, questo desiderio di sua mamma lo tiene vivo lei. Ecco, a 71 è morta mia madre, però è morta senza quella voglia che voleva avere qualcuno. Sì, infatti questa qui è datata... 6 ottobre New York, 6 ottobre 1999, insomma sono molti anni che lei nutre questa speranza. Nel lanciare quest'ultimo messaggio ricordiamo che siamo con la signora Anna, classe 1932, che cerca la famiglia Parlante Lazzaro, che dovrebbe risiedere nello stato di Filadelfia. Vogliamo lanciare appunto un ultimo messaggio? Il messaggio che mando io, vorrei cercare qualcuno di famiglia, sempre figlio Parlante Lazzaro, Benvenuto, Antonio Alfonso. Poi mia cugina Maria faceva la giornalista a Filadelfia, non lo so, vicino, non lo so dove proprio. Purtroppo
il desiderio e quello di sua mamma lo mantiene vivo lei, quindi lanciamo un saluto sperando che questi parenti presto riescano a contattarci. Giusto? Io penso di sì. Allora, l'intento è questo, se riuscite effettivamente a vederci, contattateci presso l'indirizzo email della Proloco di Liceto, @libero.it. Noi saremo contenti di dare buone notizie alla signora Anna. Nel frattempo prendiamo spunto di questo nuovo lavoro, grazie appunto, ripeto, alla signora Anna, nel comunicarvi che chiunque abbia interesse nel ricercare parenti, amici, che di purtroppo insomma si sono persi le tracce negli anni, noi siamo a disposizione. L'intento del sito è proprio quello di ricercare, appunto, di creare questo collegamento con tutti i delicetani che sono sparsi nel mondo. Nel frattempo vi ringraziamo, sperando appunto che questo nuovo lavoro, nonostante raggiunga sia il fine di collegarci alle persone che cerchiamo, ma che sia anche appunto un buono spunto per chiunque ricerchi parenti ed amici. Vi ringraziamo e speriamo di vederci alla prossima. Ciao, arrivederci, ciao, tante belle cose.